La notizia è vecchia, almeno di un paio di mesi fa. Da uno studio dell'Istituto Mario Negri, Pescara risulta clamorosamente al primo posto in Italia per uso di cocaina. Circa 28 dosi per ogni 1000 abitanti, almeno 4000 gli abituali assuntori. E se al dato si aggiunge anche quello relativo all'uso di eroina e marijuana, scomodando le leggi più elementari della statistica, risulta che un pescarese su 5 fa uso di sostanze. Fatto salvo l'impegno costante e quotidiano delle forze dell'ordine nel raccogliere in un secchio l'acqua del mare, la vera notizia è che nell'epoca del ben apparire le istituzioni a vari livelli sembra preferiscano nascondere la polvere, quella bianca, sotto il tappeto. Almeno fino a quando il capogruppo di uno dei più rappresentativi partiti di maggioranza in Consiglio Comunale, Forza Italia, fa notare pubblicamente che qualcosa bisognerà pur fare invece di far finta che va tutto bene. A Roberto Renzetti dunque il merito di aver sollevato il tappeto, con tanto di qualche garbato rimbrotto da parte di esponenti della stessa maggioranza. Intanto presenterà un ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale. Si tratta, in fondo, di non fare altro che chiamare le cose con il loro nome e lanciare, come giusto che sia, un grido d'allarme. Mi sono posto il problema che forse dobbiamo anche capire il perché c'è tutta questa popolazione che in qualche modo ne fa richiesta, perché se qualcuno spaccia, dall'altra parte qualcuno compra. Ora, l'idea e la proposta è quella di creare un tavolo di concertazione tra tutte le figure che possono essere coinvolte in questo scenario, dalle forze dell'ordine in primis, che rappresentano sicuramente l'elemento più importante per la nostra tutela, ma io direi anche la ASL, il CERT, i servizi delle psicologie, le scuole, ma anche gli ordini di categoria, perché questo è un problema trasversale che non ha età o non ha ceti sociali, per cercare di capire se ci sono delle strategie da mettere in atto, capire dov'è il male di questa società, perché in realtà questo è un problema sociale che non è che riguarda solo Pescara. È un problema sociale oggi molto importante. Non c'è giorno che non leggiamo o apprendiamo notizie di atti inspiegabili e che in qualche modo devono essere contrastate. Sicuramente non possiamo pensare che questo problema riguardi solo i giovani, perché secondo me si corre in un grosso errore e si sottovaluta l'entità del problema. Io definirei proprio come un male sociale. D'altra parte, al di là del ruolo politico come amministratore al Comune di Pescara, ho anche la delega alla sanità e sono un operatore della sanità. Quindi mi viene proprio da intimare questo momento di riflessione, non è nient'altro che questo, per cercare di fare qualcosa per tentare di arginare questa situazione.